crede di poter fare essere le leggi secondo i propri valori. È il discorso dei valori non negoziabili che contiene un grande equivoco, perché quando si dice che ci sono dei valori non negoziabili si dice una cosa che da un lato è ovvia, perché è chiaro che i valori più importanti, quelli almeno che sono portanti della vita umana, eccetera, non sono mai negoziabili. Il problema è di scambiare questa non negoziabilità dei valori con la impossibilità di tradurli e di incarnarli in una società civile pluralista, dove lo Stato ha invece per la sua struttura democratica l'esigenza di confrontare punti di vista diversi e dove quindi nessuno si può presentare dicendo questi valori non si potranno mettere in discussione nel dibattito pubblico perché noi li riteniamo non negoziabili. Questo significa trasferire il piano della fede e dell'adesione etica che la Chiesa ha nei confronti dei suoi valori, che è più che giusto che abbia, sul piano invece di un dibattito politico dove evidentemente ci saranno altri che hanno la stessa opinione dei propri valori, li riterranno anch'essi non negoziabili, ma è chiaro che se dobbiamo tutti incontrarci per fare una legge dobbiamo discutere e trovare insieme un punto d'incontro in cui i valori non negoziabili di ciascuno trovino però una traduzione sul terreno politico, legislativo, giuridico che permetta a tutti di trovare in qualche modo alla fine una traccia del proprio punto di vista, senza però che nessuno possa dire di avere sovrapposto il proprio punto di vista a quello degli altri. Questo è un punto di grandissima importanza per il nostro discorso, perché ne va del concetto di libertà in rapporto alla laicità. Quando il Concilio parla dell'autonomia, sia pure relativa, delle realtà temporali, allude precisamente a un'autonomia della politica, a un'autonomia dello Stato, a un'autonomia delle leggi, a un'autonomia delle scienze, a un'autonomia della cultura, che evidentemente non comportano una separazione dal discorso cristiano, però escludono che il discorso cristiano possa pretendere a prioristicamente di proiettarsi su queste cose, includendole in se stesso. Evidentemente si allude qui a un discorso tipicamente laico, e cioè l'autonomia degli altri significa che io devo dialogare con loro per arricchirmi del loro punto di vista senza pretendere di imporre il mio e di appioppare come una maschera il mio sul loro volto. Anche qui è questione di ascolto e di reciprocità nell'ascolto dei volti. Tutto questo ci introduce all'ultimo tema, che è quello che io in realtà, d'accordo con il precedente relatore, privilegerò: la laicità non dello Stato, non della Chiesa, ma la laicità nella Chiesa, che non è solo un discorso di laici, perché la Chiesa è chiamata a essere laica nel proprio funzionamento interno, nel proprio stesso stile di vita interno, anche quando a essere protagonisti del discorso sono i religiosi, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, non soltanto i laici. Il problema allora della laicità nella Chiesa si pone in termini che sono, ripeto, non specifici soltanto di una sua categoria, anche se poi arriverò a questa categoria, però la laicità nella Chiesa è condizione della libertà dei cristiani in generale, anche dei vescovi, anche dei presbiteri. E questo è un punto su cui il Concilio ha detto delle cose importanti che noi rischiamo oggi di dimenticare. Una Chiesa deve essere laica non solo nei confronti del mondo, ma deve essere laica nei suoi stili interni, deve avere una vita interna laica. E questo significa che nella Chiesa deve esserci una serie di condizioni che sono legate a quello che ho detto sulla laicità. La prima di queste condizioni, come io cercavo di sottolineare, è il senso del proprio limite e quindi la consapevolezza della necessità di comunicare. Una Chiesa, come era concepita prima del Concilio, come pura gerarchia rispetto a cui il laicato era accessorio, non era laica. Non era laica perché non c'era l'idea che la gerarchia ecclesiastica debba essere in ascolto di altri, i laici appunto, perché altrimenti fallisce essa stessa la propria laicità.
La laicità della gerarchia consiste nella sua capacità di ascoltare, nella sua capacità di dialogare, nella sua capacità di comunicare. E poi anche al suo interno la gerarchia è chiamata a questo dialogo che si chiama collegialità, che si chiama sinodalità, si chiama sinodalità veramente anche nei confronti dei laici, ma poi per la gerarchia in particolare si parla di una collegialità. Oggi noi vediamo dei problemi gravissimi su questo. Oggi la Chiesa è una realtà dove si comunica molto poco. Io devo dirvi che ho un rapporto abbastanza a largo raggio con realtà ecclesiali del nostro paese, di tutta Italia, e ovunque registro che un limite gravissimo della laicità e quindi anche della libertà dei cristiani di oggi, e dico dei cristiani non solo dei laici, parlo anche di vescovi, parlo anche di presbiteri, è la possibilità di comunicare. Vi porto un esempio. Nei giorni del caso Welby di qualche tempo fa, vi ricorderete tutti immagino questo caso, in cui il presidente della conferenza episcopale prese, il cardinale Ruini, prese una posizione rigidissima, appunto poi da negare come vicario di Roma i funerali religiosi a Welby. A me capitò in quel periodo, nel mese del caso Welby, di cenare con ben 6 vescovi italiani al termine di giornate in cui mi avevano invitato a fare delle conferenze. Forse vi sorprenderà sapere che nessuno di loro era d'accordo col cardinale Ruini. I giornali dicevano: la Chiesa italiana ha preso posizione sul caso Welby. Dove io vi posso dire di un vicepresidente della CEI che, parlando a tavola in quei giorni, mi disse: il cardinale Ruini è fatto così. Dove io ovviamente obiettai: ma scusi, ma voi non dite niente nelle sedi appropriate? Non dico di rilasciare un'intervista a Repubblica, ma voi avete delle sedi appropriate in cui potete dirvi le cose. Allora, una chiesa dove la comunità ecclesiale, la chiesa nel suo insieme, si riduce alla conferenza episcopale. La conferenza episcopale si riduce alla presidenza della conferenza episcopale. E la presidenza della conferenza episcopale si riduce al presidente della conferenza episcopale. Non è una chiesa laica. È una chiesa che non ha... Credo che si debba constatare, ma non è laica non perché non dia spazio ai laici, non è laica perché non c'è uno stile di apertura reciproca nella consapevolezza che ognuno deve percepire la voce dell'altro, il volto dell'altro, per arrivare a delle conclusioni. Io vi posso dire di avere parlato personalmente con l'attuale arcivescovo di Firenze, che allora era però segretario generale della CEI, un signor Betori, che tutti avete sentito forse nominare, esponendogli la mia personale critica rispettosa. Noi non stiamo lì a gridare, io non grido mai, però le cose le dico, perché anche perché il Signore non mi chiede racconto. Io comincio spesso i discorsi con membri della gerarchia dicendo: guardi, io so che, diciamo, non sono addetto a governare la Chiesa, però come laico, se non parlo, mi sentirò dire poi un giorno dal Signore: ma tu com'è che stavi zitto? E tu dov'eri? Che è la cosa che forse il Signore potrebbe dire a tanti di noi, perché noi ce la pigliamo sempre con i vescovi, ma noi dove siamo? Cioè, il mio compito, ripeto, non è di fare scandali, di dire: ora rilascio un'intervista a Repubblica, perché poi sapete, queste cose vengono strumentalizzate, voi lo sapete meglio di me, finiscono col farmi dire e a farmi prendere una posizione che non è neanche la mia. Però in sedi appropriate ognuno di noi ha delle possibilità, col suo parroco, col vescovo, insomma abbiamo delle possibilità di parlare nella nostra comunità, nessuno di noi è muto. E allora io mi ricordo che dissi a Monsignor Betori, fu in occasione di un forum della CEI per il progetto culturale,